Buongiorno cari amiche di Fiera Creativa, oggi una nuova live e siamo in compagnia di Luisa De Santi. Buongiorno Luisa, ciao! Ciao Tutto Lara, bene? ciao a tutte. Sì, grazie, bene, spero lo stesso di te e di tutte le amiche che ci stanno guardando. Ti saluto. Perfetto, vedo che c'hai lì la tua dolcissima topina. Abbiamo la modellina, La modellina. sì, perché questo bel fiorellino che io ho preparato per voi l'ho fatto diventare anche un bel decoro. Adesso vediamo se si vede per lei. Ma che meraviglia! Un bel collarino che però può diventare volendo anche un bracciale. Ah, avevi proprio fatto il collare! Sì. Ma che lusso, che lusso! Poi vi spiego come si fa questo, no? Questo qui. Bellissimo. Ah, proprio, hai fatto anche il cinturino, bellissimo Luisa. Tutto, Allora, tutto. abbiamo la cara amica Annalisa Piccioni che ci saluta, Monica Vinci, ciao amiche. E, sì, veramente bello, veramente bello. Allora Luisa, visto che insomma manca poco a Pasqua, facciamo subito gli auguri di Pasqua, che così li abbiamo fatti perché manca veramente, veramente pochissimo. E raccontaci un po' cosa stai facendo di bello in questo periodo. Ma a parte prendere il sole sul balcone, perché non è che abbiamo tanta, tanta scelta. Sto lavorando su dei quadri nuovi. Ho fatto un po' di esperimenti, così prendendo spunto dalle alghe, dal mare. Voi sapete che io abito in una zona dove c'è il mare, e per fortuna ce l'ho anche proprio vicinissimissimissimo a casa, quindi riesco, insomma, a fare qualche piccola passeggiata in riva al mare senza allontanarmi, insomma, come da prescrizioni da casa. E quindi ho fatto un po' di lavori così, sempre utilizzando le tecniche di agrumeria a tema mare, quindi alghe, insomma, animaletti marini. Voi sapete che io cerco, no, di utilizzare queste tecniche, è una ricerca che sto facendo da tanto tempo e anche, insomma, sono appena agli inizi in realtà. Sto cercando di trasformare queste tecniche pop in linguaggio artistico, quindi non solo una tecnica da usare per fare delle cose, tra virgolette, utili, ma anche per esprimere, no, sentimenti, così. È una cosa a cui mi sto dedicando. Però, siccome, guardate, ce l'ho anche qua, sul tavolo, ecco, questo è il mio libro che è disponibile adesso. Però vi volevo far vedere anche vicino al computer. Io ho sempre, vedete, gomitolini, ce li ho qua, gomitoli cominciati, ecco, a lei sono, interessano molto. Con questi fili, io così per relax mi diverto soprattutto la sera a fare cosine così carine, divertenti, che poi posso utilizzare. Ed è un po' un esercizio, un po' un relax proprio, cioè vado senza pensare. E questi fiorellini che appunto vi insegnerò oggi nascono proprio da questi miei momenti di lavoro senza cervello, no? Cioè mi lascio andare quello che mi viene, e poi trovo il modo, vedete, per usarli. E comunque vi darò un po' di suggerimenti, perché come vedrete sono dei fiori molto molto facili, che però hanno una possibilità pressoché infinita di applicazione, e anche possono essere un'ottima idea proprio per sfruttare i nostri famosi, no, gomitolini d'avanzo, oltre che come palline per giocare. Eh sì, allora prima di tutto Luisa ricordiamo un attimo i tuoi canali social che sono, dilli pure tu così. Allora, mi trovate su Facebook già da tanto tempo e sono presente sia come profilo privato, personale, diciamo, Luisa De Santi, che però ha praticamente esaurito quasi del tutto i 5.000 amici possibili. Quindi ne ho ancora, non so, tipo 40 post disponibili come follower lì.
E quindi comunque ho la mia pagina, che poi invece basta seguirla, la possono seguire tutte, che si chiama Crochet Doll. Poi, volendo, chi ha anche l'account su Instagram mi può seguire come Luisa trattino basso De Santi, e De Santi scritto una sola parola. E invece, e questa è una cosa che magari ve la scrivete o ve la prendete così come appunto, la mia mail info@crochetdoll.it servirà dopo per chi ha piacere di avere la spiegazione di questo fiorellino che adesso vedremo di fare insieme. Io sono felice di inviarvi, a ciascuna di voi, inviare il pattern, il PDF. Quindi potete prendervi l'appunto, oppure sicuramente poi la Lara, insomma, vi lascerà la grafica della mia mail. Quindi non scrivete sotto i commenti. Ho già visto oggi, per esempio, ho condiviso, no, il tuo annuncio, e ho già visto un attimo prima di connettermi, ho visto che qualche amica ha scritto: sì, lo voglio anch'io il pattern. Ok. Però così mi può sfuggire, ok? Magari non, mi sfugge qualcuno magari resta fuori. Allora, se voi mi scrivete una mail a info@crochetdoll.it chiedendomi: mi puoi mandare il pattern del fiore? Poi per me è facile, rispondo e allego il PDF, ok? Quindi così non ne rimane fuori nessuna. Perfetto. Luisa, allora, tu ci hai preparato un video, era lunghissimo perché proprio hai fatto tutti i passaggi, era 23 minuti. L'ho ridotto in 6 minuti e mezzo, super velocizzato. Già tu sei veloce a lavorare all'uncinetto, così sei super Luisa. Quindi io adesso metto in onda il video e tu puoi commentarci sopra. Dimmi tutto, Sì, Luisa. una cosa prima che parta il video, il minutaggio è preciso, perfetto per l'esecuzione di un fiore. Quindi noi sappiamo già da questo, l'hai detto anche tu, per farne uno fatto con scioltezza ovviamente, quindi tutto di fila, avendo tutti i fili, tutta a disposizione, senza tentennamenti, 23 minuti di lavoro. Quindi una Perfetto. pausa caffè, una pausa pranzo, qualcosa. Cioè, Che fili servono, Luisa? allora, io ho usato i miei avanzi e in questo caso ho usato del Catania, che è un filo di cotone, chi mi segue lo conosce, è un filo di cotone da lavorare con l'uncinetto dal 2,5 al 3,5. Io volevo un lavoro bello rigido, quindi ho usato il 2,5. Poi dipende anche dalla mano, okay, su questi fili così grossi. Come vedete, il diametro sarà più o meno di 5 centimetri, un fiore fatto con questo filo di questa grossezza. Però se voi avete un filo sottile e lo volete lavorare con uncinetto 1,50, va bene ugualmente. Ovviamente verrà un fiorellino più piccolo. Però, cioè, non cambia niente, ecco, il fiore si può fare. Una cosa, se lo volete fare identico, servono quattro colori. Quindi io ho usato il giallo, un rosa, diciamo un po' più chiaro, in realtà è questo. Io ho fatto, nel video vedrete questo qui, che è il primo che ho fatto. Quindi il giallo per il centro, un rosa bello, insomma, un bel color rosa acceso. Poi un viola, un rosa più scuro e un verdino. Il laccio nel video non c'è perché è una cosa che ho fatto stamattina, ma ve lo spiego dopo. Se volete, ve lo metto anche nel PDF. Ve lo dite adesso, magari commentate sotto. Se volete anche il laccio, ve lo posso aggiungere. Ok? Perfetto, allora Luisa, io adesso faccio partire il video Sì? e così tu lo puoi commentare. Certo. Allora, subito una cosa, intanto spiego. Ho cercato di inserire in questo pattern un paio di cosine che possono essere utili sempre. Per esempio, il circolino magico, che è questa partenza che si fa con il filo per lavorare in tondo senza un buco centrale.
E alla fine vedrete adesso, questo ovviamente è accelerato. Alla fine il centro è una sorta di pallina, perché noi lavoreremo dei punti nel primo giro, aumenteremo nel secondo, poi chiuderemo ancora facendo un punto basso e due punti bassi chiusi insieme. Vedete, pian pianino lo si vede nel video, io addirittura infilo all'interno un po' il pastrello, viene una specie di... come posso dire, ecco, vedete, una specie di ciotolina. All'interno io metto un po' di bambagia, bambagia sintetica, mi raccomando, non ovatta, perché l'ovatta, se poi lavate il fiore, diventa un po' una schifezza. Poi con l'ago voi chiudete dietro, ecco, in modo molto stretto, fate proprio una pallina. In questo caso vedrete che io il filo di chiusura della pallina non lo fermo, non lo taglio, perché io ho pensato a questo fiore come un'applicazione. Quindi nel caso, come avete visto, io ho fatto il laccio, ho usato lo stesso filo giallo per cucire. Ecco, lo puoi stoppare un attimo il video qui? Riesci? Ecco, allora, come avete visto, forse poi magari ve lo spiego bene anche nel PDF, però, allora, io adesso, finito il filo giallo, ho bisogno subito del colore con cui io farò, il primo giro, no, di questi sorta di petali, ok? Allora, per evitare di avere dietro 50, beh, ecco, 50.000 fili, vedete, qui si vede un po' il nodo, io, come vedete nel video, passo con l'ago il filo e lo faccio uscire esattamente in corrispondenza tra il secondo e il terzo giro della pallina. In questo modo io ho il filo già subito pronto per lavorarci. E ho un filo in meno da francare, che in questo momento mi darebbe noia, perché io mi sono già conservata, no, il mio filo, dov'è? Ecco, qui il mio filo giallo. Ok? Quindi per evitare di avere altri fili qui dietro che mi impicciano, uso sempre questo escamotage, praticamente ho già il filo già fermato con un bel nodo, nodo grosso, mi raccomando, non quei nodini che si fanno per il ricamo, ma un nodo bello grosso, in modo tale che possa entrare in mezzo ai buchini del punto basso e fermarsi bene, insomma, non scappare. Ok, possiamo andare avanti. Allora, adesso io con questo filo, con l'uncinetto vado a posizionare, diciamo, i miei punti in maniera orizzontale, cioè sempre tra il secondo e il terzo giro. Quindi per ogni punto che ho in giallo, diciamo, lavorerò un punto in rosa. Quindi alla fine del giro, in questo caso avrò 12 punti bassi. In ciascuno di questi punti bassi, ma attenzione, vedete come ho fatto vedere nel video, nella costa interna, quindi nel filo verso di voi, io lavoro 4 punti alti in ogni costa. Con questa lavorazione, vedete anche nel video, ma poi l'avete visto nei fiorellini, anche nelle foto, io riesco a fare questo movimento un po' ondulatorio, vedete, molto, molto movimentato. Senza però consumare troppo filo, perché teniamo sempre presente che è un buon, ottimo lavorino per utilizzare le rimanenze. In genere le rimanenze non sono mai moltissime. Quindi 4 punti alti in ogni costa interna, cioè verso di voi, è, diciamo, un buon sistema per avere questi petali. Scusate il cane. Per avere questi petali così un po' mossi. Poi, fatto questo, taglio il filo e fermo, in modo tale da chiudere, diciamo, questo primo giro di petali. Adesso, ovviamente, come avete visto, fermo il filo e lo taglio. Adesso, con il filo nuovo,
vedete, lo faccio vedere nel video, inserisco in una qualsiasi delle costine lasciate libere nel giro precedente e lavoro punti altissimi, quindi non punti alti, ma punti altissimi. E invece di lavorare 4 punti in ogni costa, ne lavoro almeno 5. Anche 6 potrebbe andare bene. Io ne ho lavorati 5 perché non volevo fare un fiore troppo grosso, no? Troppo spesso. Lavorando le 5 riesco comunque ad ottenere questo movimento ondulatorio carino e lavorando punti altissimi, la corolla diventa automaticamente un pochino più grande rispetto alla corolla iniziale, quindi quella fatta in rosa chiaro. Ecco, vedete il lavoro, ecco, questo è il giro più lungo, è il passaggio di lavorazione più lungo, ovviamente, perché abbiamo punti altissimi e perché dobbiamo lavorare 5 punti in ciascuna costa e ne abbiamo 12 in totale, quindi sono un po' di punti da lavorare. In questo caso, ve lo dico già, ma poi lo vedrete nel video, io per lasciare spazio alla foglia, che farò molto semplice, vedete che non chiudo con l'ago come ho fatto invece con la corolla rosa, ma una volta finito il lavoro, finito, diciamo, i miei punti, taglio il filo e lo fermo dietro. Quindi io ho praticamente questa corolla aperta, non chiusa ad anello come quella rosa, ma aperta. Questo mi serve perché devo agganciare poi la fogliolina che farò con lo stesso sistema di più punti lavorati in un unico punto di base, ma partirò con delle catenelle. Ecco qua, con il filo verde realizzo un certo numero di catenelle abbastanza lungo. Poi aggancio nello spazio dove io non ho chiuso la corolla bordeaux, vedete? Vado a lavorare un altro numero di catenelle e poi in ciascuna catenella di base io lavoro 2 mezzi punti alti. Il lavorarne 2 in ogni catenella fa sì che alla fine viene una specie di boccolina perché il lavoro tende a girare su se stesso. Nell'ultima catenella, prima dell'aggancio, lavoro un punto bassissimo e nella prima catenella dopo l'aggancio, esattamente uguale, un punto bassissimo. E poi di nuovo mezzi punti alti in ogni catenella di base. Per fare più carino questo boccolino che viene, vi suggerisco nella catenella di inserire il vostro uncinetto in una sola delle costine della catenella, cioè in un solo filo. Ecco, questo è l'occorrente. Come avete visto, ovviamente la lava lo ha velocizzato tantissimo, però come avete visto è un lavoro molto facile, nel senso tutte sanno fare il punto basso, tutte sanno fare il punto alto, la catenella, il punto altissimo si fa come il punto alto, ma bisogna prendere il filo 2 volte, no? Sull'uncinetto prima di partire con le chiuse. Quindi, secondo me, è un lavorino alla portata veramente di tutte e in più ha un sacco di possibilità di applicazione. Allora, io vi ho fatto vedere questo, che è il collarino che io ho fatto per la mia piccolina qui, però volendo può anche diventare l'idea per un bracciale che insomma mi pare carino, ovviamente non per una vecchiaccia come me, ma non so, una ragazzina. Lo stesso può diventare un qualcosa, no, da mettere in testa, un cerchietto, oppure si può semplicemente cucire questo fiore su una molletta e può diventare veramente una cosa carina, un'acconciatura per una ragazzina, insomma una bambina. Poi, altra cosa che io farei, avendo tempo con tanti di questi fiori, cioè avendo tanti tanti gomitolini così, io ne farei tanti, lasciando solamente il filo, questo qui della partenza dietro, per poterlo cucire, e andrei a cucirne tantissimi di misure diverse, quindi anche fatti con grossezze diverse,
e quindi ovviamente vendono alcuni più piccoli, alcuni più grandi. Io li cucirei su un cuscino, per esempio. Se ho un cuscino che magari è un po' malandato, così, che ha bisogno magari un po' di rinnovo, io ne cucirei sopra, magari al centro, per fare un piccolo bouquet, per esempio. Oppure può coprire il bottone, automatico di chiusura di una borsa all'esterno, potete cucire un fiore come questo. Altra idea, so che tante tra voi magari realizzano pizzi, anche colorati, quindi magari avete del filo sottilissimo, il 12, ok. Un fiorellino così, realizzato con un uncinetto sottilissimo, quindi 1,25 per esempio, può diventare benissimo un tappabuco. Ovviamente viene una cosa piccola, piccola, molto discreta e delicata. E può essere anche un'ideuzza regalo, dovete fare un regalo all'ultimo minuto a cui magari non avevate pensato, può diventare simpatico. Altra idea, siccome adesso è Pasqua, una cosa di questo tipo, se voi la cucite su una fascetta così piccola, corta, può diventare un anello, vedete? Adesso vi spiego come si fa questo. Può diventare un anello in cui infilare un tovagliolo, quindi può diventare un'idea per la tavola. Altra cosa, se avete una bella tovaglia bianca, come capita a me, allora io ho ereditato un sacco di bellissime tovaglie. Peccato però che siano tutte un po' macchiate, perché chi le ha messe via a suo tempo non le ha curate a sufficienza, ok? E allora questa è l'idea che io ho avuto per coprire queste macchiette che non sono, insomma, belle da vedere, però non è che rovinano, cioè la tovaglia è bellissima, la tovaglia c'è, è bella, è ricamata, tutto quello che volete, però magari ogni tanto, no, c'è quella macchiolina che ti dà fastidio. E allora un fiorellino così, piccolo, fatto con del filo sottile sottile, con i colori magari in nuance con le vostre stoviglie o con il centro tavola o quello che volete voi, può diventare una cosa che abbellisce ancora di più. Quindi voi sapete che in realtà è qualcosa che state usando per coprire una magagna, ma chi vedrà il lavoro finito non lo saprà. E quindi può diventare una cosa carina per salvare una tovaglia magari datata, ma bella. Questa è un'altra idea. Altra idea che vi do, ne fate tanti di questi e li cucite sul bordo di un cesto, che può essere una borsa di vimini o proprio un cesto, che può essere il cesto dei vostri gomitoli, può essere un chiudipacco per un pacchettino che voi volete fare, un regalino, un libro. Ecco, io voglio regalare un libro. Il pacchetto lo faccio non con la carta, ma con un pezzettino di stoffa che piego come la carta, ma il chiudipacco può essere un fiorellino fatto da me. Al momento non mi viene altro. Forse Topolina qui ha qualche idea da suggerirmi. In realtà vuole prendersi il suo collarino. Il suo collarino, beh, di idee ce ne hai date veramente tante, Luisa. Dici però il collarino e poi aspetta, dobbiamo ricordare alle amiche che se vogliono il pattern, possono richiedertelo al tuo indirizzo email che è info@crochetdoll.it. E poi Esatto. comunque ci sono tutti i tuoi social. Allora, il collarino, Luisa? Allora, collarino si fa così, ve lo faccio vedere da rovescio, tanto avete capito che poi io ho cucito il fiore, no? Si vede anche, vedete che si vedono i punti in giallo fatti con il filo. Allora, fate una catenella lunga quanto vi serve, ok? Prendete la misura. Finita la catenella, tornate indietro per un certo numero di punti, che poi sono i punti che vi serviranno per il laccio di chiusura, nel caso di un bracciale o nel caso come ho fatto io con la cagnolina. Quindi un tot di punti bassissimi, quindi un punto bassissimo in ciascuna catenella di base. Poi continuate lavorando prima un punto basso e poi punti alti.
Lavorate un punto alto in ciascuna catenella di base, a lungo quanto vi serve, ovviamente prendete la misura. Io ho preso la misura del collo, qui della cagnolina. Poi, dopo aver lavorato l'ultimo punto alto, lavorate un punto basso e terminate con punti bassissimi. A questo punto tagliate il filo, qui ovviamente ne avrete due, il filo d'avvio e il filo di finale, diciamo di riga, di lavoro, tagliate e fermate il filo passandolo attraverso i punti bassissimi. Fatto questo, andate a riprendere la lavorazione lungo i punti alti, sia sopra che sotto. E alternate tre punti bassi e un picchiolino. Quindi nella spiegazione troverete un punto basso in ciascuno dei tre punti di base seguenti, un picchiolino. E si ripete questo. Si ripete da un lato, quindi andate via 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 fino a qui, girate e continuate dall'altra parte. A questo punto arrivate qui. Tagliate il filo, lo fermate e il laccio è pronto. Vi cucite sopra, come ho fatto io su un'estremità, oppure se ne fate due potete anche cucire al centro o due così. Oppure tanti fiori, quanti centimetri di laccio avete fatto? Questo poi lo fate voi. Cucite appunto il fiore o i fiori e il vostro lavorino è fatto. Può essere, ripeto, un collarino, anche, scusate, adesso io so che non ho l'età, però Conoscendoti, tu ci usciresti comunque, se età o no. sì, ma io ci uscivo così. Adesso Ci esci. ho meno così dell'età, però, cioè, scusate, a me non dispiace per niente, anche un così un monile. Dov'è? Non mi vedo, ma avete capito? Insomma, Bellissimo, lo bellissimo. ridò alla proprietaria che quando è Eh stata sì, qui. lo sta reclamando la proprietaria. Beh, Luisa, guarda, cioè, tu hai le tue manine super d'oro che ci fai vedere sempre cose anche semplicissime, ma di un gusto estremo, veramente. Io però volevo anche ricordare, Luisa, i tuoi libri. Allora, prima ne avevamo fatto vedere, questa è una delle copertine di uno dei tuoi ultimi libri. L'ultimo, proprio l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. E cosa si trova all'interno di questo Allora, libro? all'interno del libro trovate dei pattern da copiare che sono delle collane e sono abbastanza complesse, nel senso che ogni collana, voi sapete che i miei lavori sono modulari, ogni collana è composta da un sacco di moduli diversi. E poi ovviamente si ha l'immagine completa di quel modello nella composizione, però ogni elemento può essere una perla, può essere anche gli stessi discorsi che abbiamo fatto qui con i fiori, può essere un Certo. ciondolo, può essere una cosa sola. E dove si E comprano, Luisa? in questo libro, ed è la cosa a cui io tengo molto. Nella prefazione del libro ci sono un sacco di foto di mie opere, che sono delle sculture morbide in 3D, sono dei quadri, eccetera. Perché io per i miei monili prendo spunto dai miei stessi lavori artistici. E quindi nel libro voi avete per ogni monile, che io spiego poi dettagliatamente, quindi voi ve lo potete rifare. C'è il parallelo, diciamo, con quello che è il lavoro artistico da cui io stessa ho preso spunto per realizzare quella collana. Quindi gli esperimenti io li ho fatti realizzando dove una scultura morbida, dove un quadro, eccetera. Poi ho detto, però questo piccolo particolare può diventare, no? Può essere ricevuto, può diventare un elemento di un monile. Quest'altro anche, ok, li ho un po' semplificati e li ho fatti diventare dei monili. Questo Dove si per compra il libro, Luisa? Dove come?
Il libro dove si compra? Dove si può comprare? Dovete Quindi. chiederlo a me perché qui, vabbè, senza polemiche, io ero distribuita da IBS e mi trovavate una volta su Amazon e poi io ho tolto ad Amazon e quindi si trova solo da me. Quindi chi Quindi vuole si il mio può sempre ordinare al tuo indirizzo email. Esatto, perfetto. D'altro canto sei Si fanno geloso. sentire. Sì, perché a lui non ho fatto, siccome è grande e grosso, per lui non ho fatto nessun collarino perché avrei avuto troppo da lavorare, quindi è geloso, Questo è un altro tuo libro invece dedicato fastidioso. al patchwork all'uncinetto. Sì. Allora, io parto sempre dall'idea di poter utilizzare gli avanzi di filo. Quindi, in questo libro ho fatto una selezione di punti fantasia che a me piacciono, e ovviamente spiegati, schema, spiegazioni nel dettaglio, e con questi punti ho realizzato degli oggetti che possono essere copiati. A queste due parti del libro ne ho aggiunto una terza, in cui ho condensato tutta la mia esperienza, perché io è praticamente da sempre che lavoro con gli avanzi, perché adesso magari dopo tanti anni, anche grazie un po' a internet, alle fiere, una cosa o l'altra, per fortuna, e le ringrazio, le aziende mi regalano i film. Ma da poco che succede? Per cui il grosso dei miei anni di lavori e maglie uncinetto io mi sono sempre dovuta o acquistare o riciclare cose vecchie, cioè una volta anche si disfavano magari, no? I maglioni diventati piccoli, si conservava qualcosa dove il filo era migliore, magari si facevano coppie di fili, no? Due fili magari in guan si mettevano insieme. Per cui facendo un sacco di questi mischioni di fili diversi, ho anche negli anni combinato un sacco di pasticci e di pastrocci, per cui ho condensato tutta la mia esperienza per cercare di aiutare chi compra il libro a non fare i pastrocchi che ho fatto io. E quindi saper mischiare il vecchio, il nuovo, il grosso, il sottile, i materiali diversi, i colori. Perché tanti colori, insomma, sono un po' da trattare con guanti, se i fili sono vecchi o altre cose. Poi si possono mettere insieme bottoni, tante rimanenze che magari si ha nel cassetto, no? Peccato non usarli perché magari sono belli, però magari serve l'idea creativa che in quel momento magari non viene ed è comodo e pratico trovarle, no? Pronte. Quindi anche qui, insomma, sempre l'ottica del prima uso quello che ho e dopo semmai compro. Comunque nel tuo sito si possono trovare anche dei tutorial, giusto? Tipo questo, Luisa. Allora, io ho fatto dei PDF e anche qui magari lo trovano, li vedono nello shop in Facebook, che è l'unico che sono riuscita al momento a fare nei social, e anzi, colgo l'occasione per ringraziare te e Fiera Creativa, insomma, avete messo a disposizione un po' di aiuti pratici, no? Per chi come me è tanto abituato a lavorare con le mani e magari così con tastiere, siti, social, siamo un po' più bravate o indietro, per cui ho un po' seguito i tuoi consigli. Qualcosa sono riuscita a pubblicare, però anche qui se le amiche magari hanno difficoltà o vogliono questi PDF, basta che li scrivano. E ogni PDF è un progetto che poi è il progetto fotografato, per cui abbiamo i bikini. Ah, questa cosa del bikini, beh, visto che vediamo la foto, mi viene da dire una cosa, no? Io da sempre, ho sentito tutte, non so, le amiche di mia mamma, anche quindi quando anche ero piccola ragazzina, che i bikini fatti in uncinetto sono solo per le ragazzine. Perché ovviamente il bikini classico è il triangolino, no? Non bisogna essere piatte, non va bene, no? Via. Siccome io non sono mai stata magrissima, anzi, e ho sempre lavorato all'uncinetto, ho trovato questo sistema che poi spiego per poter fare le coppe. Non solo che sono capienti giustamente per una misura anche morbida,
Ma soprattutto un trucco per far star su, cosa che so essere un problema grosso per i bikini fatti all'uncinetto, o anche, non so, se ti bagni, se fai la doccia, no? Se vai in piscina e ti bagni, gli uncinetti normali, ti casca tutto, no? E quindi, insomma, volendo io fare il bikini uncinetto, perché magari così non potevo permettermi di acquistarne uno, mi sono ingegnata proprio con l'elastico delle mutande, tanto per il primo bikini che ho fatto, la prima coppa, me la sono sistemata con l'elastico delle mutande per riuscire a farla star su. Poi mi sono un pochino sgrezzata, ho fatto un po' di esperimenti e sono riuscita a trovare questo sistema che so funziona. E funziona anche per fare dei bei top, oltre al solito bikini che magari dici, oh, vabbè, ma magari con la pancia fuori non mi metto, però magari una bella canottiera, bella scollata, no? Però con le coppe fatte giuste e non triangolino, quindi che non ci entra nessuno, può essere utile. Quindi per questo mi sono dedicata tanto a questa cosa del bikini, anche perché, ripeto, stando in un posto di mare, un discorso bikini ricorda. Perfetto, perfetto Luisa, quindi appena hai finito i miei maglioni iniziamo subito con il bikini e da me lo sai che ce ne puoi mettere perché una quinta coppa C deve proprio rimanere su, eh? Vedrai che stai su, Sta vedrai, su. P vedrai, vedrai. perfetto, Proprio allora ragazze faccio la cavia perfetto. molto volentieri al bikini di Luisa e poi vi dico se... Sta su da solo, però diciamo che il bikini potrebbe aiutare. Dai, Beh, per Luisa, bellezza. allora però io voglio far vedere un'altra cosa perché questa è in tinte molto Luisa, però io ho anche la mia versione fatta da Luisa che è una meraviglia e devo dire che me la invidiano veramente tutti. Questa bellissima giacca. Sì. Questa anche, stesso discorso, che le cose in uncinetto non sono per tutte le taglie, falso. Si possono indossare anche cose vistosette avendo qualsiasi taglia, perché questo genere di giacche così decostruite veramente vanno bene dalla 40 alla 52, comoda. È solo da studiare quanto lunga usarla, ovviamente. Ma sono anche qui lavori in cui si possono usare gli avanzi. E in questo pattern in realtà io metto proprio i colori precisi, quelli che ho usato io, perché ne ho usati tantissimi. Però volendo, una può veramente farla identica, proprio stessi colori, tutto. È ovvio che se avete un bel borsone di fili che vi avanzano, usate quelli. Quindi è anche carino. A me piace quando le signore che mi prendono il pattern poi mi mandano le foto di quello che hanno fatto. Per cui vedo, no, tutte le varie combinazioni di colori, anche colori che magari io non avrei scelto, no? Quindi vedo, così mi piace molto. E anche la casualità, perché tante volte i colori sono anche mischiati insieme con una casualità. Che magari, non so, vedi 10 gomitoli sul tavolo, dici, mamma mia, questi sono colori, io non posso metterli insieme, questi colori, perché faccio una roba chiassosa. In realtà, con le piastrelle granny si possono fare questi mischioni e non solo viene, ma vengono anche bellissimi lavori, perché sono unici, no? Sono assolutamente creativi, ecco, anche nella scelta dei colori. Di questa giacca, tra l'altro, e nel pattern c'è, ho fatto anche per mia nipote una versione blu-azzurro, questi colori un po' cielo da mettere con i jeans. Per te, Lara, ho fatto i nocciola, i panna, insomma, trovano le foto, ecco, di queste due versioni, oltre a questa super rosa, colorata, arancione, intonata. È proprio, è bellissima, caldissima e veramente è un tocco di classe. Sai cosa sarebbe bello, Luisa, adesso magari più avanti fare una bella puntata, una bella diretta dove parlare di tendenza, di colori, fare proprio una chiacchierata, ok? Volentieri.
Allora, io Luisa ti ringrazio veramente tantissimo. Ricordo, sono passati 40 minuti così non si sono visti, non si sono visti Luisa. Noi quando abbiamo iniziato, sì, dai, un quarto d'ora ti ruberò di tempo, Luisa, perché riuscire a prendere Luisa, sapete che non è, insomma, siamo amiche per Fiera Creativa, so che lei è sempre molto molto disponibile, però Ci non è sento facile, non sempre. è facile prendere Luisa. Non è facile. Allora, ricordiamo i tuoi. Questa tra l'altro è una bellissima foto di qualche anno fa durante la mostra Fiera Creativa, che avevi fatto questa mostra bellissima, e su Creativa Channel potete vedere tutto il video. Questi sono i dati di Luisa, dove potete contattarla, seguirla, richiedere al suo indirizzo email e le spiegazioni del fiorellino visto oggi. È veramente molto carina a regalarlo. Quindi ti lascio fare gli auguri di Pasqua e poi chiudo questa diretta. Allora, intanto grazie a te, grazie a tutte, insomma, le amiche che hanno seguito questa nostra chiacchierata. Io vi auguro una Pasqua serena, in famiglia, per quello che si può, ovviamente, con persone che vi vogliono bene. E essendo io vegana, assolutamente convinta, una Pasqua senza carne d'agnello sarebbe molto apprezzato. Ecco, l'unica cosa che posso dire. Ok, buona Pasqua a tutte, grazie a Lara e grazie a Creativa, insomma, che è sempre presente, anche se insomma ci manca, no, fisicamente, però è sempre presente, insomma, nel web, quindi è una piazza anche il web alla fine, no? Bene Luisa, ti ringrazio tantissimo. Io saluto tutte le amiche che ci stanno seguendo. Ricordo che potete rivedere tutti i video di Creativa Channel sul canale YouTube, Creativa Channel, le puntate di Creativa Live, sul canale di Facebook di Fiera Creativa. Vi ricordo le date di Fiera Creativa nel salutarvi e buona Pasqua a tutte. Un saluto e alla prossima.